la risposta arriverà, come il Signore opererà, poiché tutto ciò che Lui dice lo confermerà, perché Lui è un Dio fedele. Alleluia. Amen. Grazie Signore, veramente vogliamo vedere la Tua gloria scendere in questo giorno e toccare le nostre vite, Padre. Se Tu oggi vuoi vedere la gloria del Signore, devi andare a Lui, veramente presentati a Lui con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, veramente lascia i pensieri che non appartengono a Lui al di fuori da questo luogo in questo giorno e invita il Signore veramente nella tua vita. Fai una cosa in questo giorno, alzati in piedi mentre la corale ci guiderà in alcuni canti di adorazione, veramente lascia che la sua mano ti possa toccare in questo giorno, lascia ogni cosa che non gli appartiene veramente fuori da questo luogo, concentrati solo alla sua presenza. Che i tuoi occhi possano vedere solo Lui in questo giorno, alleluia, in modo tale che il Signore possa veramente, Signore, scendere con la tua potenza e toccare le nostre vite in questo giorno. Grazie, Signore, perché Tu lo farai, alleluia. Per me le mie infermità.
Padre, grazie Gesù, perché tu sei il nostro Dio, alleluia. Tu sei la nostra forza, Padre, tu sei la nostra speranza, Signore. Noi non vogliamo gettare la spugna, Signore, ma vogliamo acquistare nuove forze, Padre, in questo giorno. Vogliamo sperare in Te, Signore, perché Tu sei l'Eterno, Signore. Tu sei l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e niente è impossibile a Te, Signore. Tu sei l'Iddio dell'impossibile, Padre, e noi oggi vogliamo vedere come la risposta arriverà, Signore. Vogliamo confidare in Te. Vogliamo aggrapparci a Te, Signore. Vogliamo rifugiarci sotto l'ombra delle Tue ali, Signore, perché Tu sei la nostra rocca forte, Padre. Alleluia, e Ti diciamo grazie, Padre. Grazie, Signore. Grazie per queste promesse, Signore, perché Tu sei fedele, Padre. Tu sei un Dio fedele che non viene mai meno. Alleluia. E anche oggi Tu sei qui in questo luogo, sei ai nostri fianchi, Padre. Tu allunghi le Tue braccia, Signore, perché Tu ci vuoi abbracciare in questo giorno. Tu ci vuoi far sentire il Tuo amore, Tu ci vuoi far sentire la Tua presenza, Padre, e noi vogliamo gustare la Tua presenza in questo giorno. Alleluia, gloria all'Eterno, gloria all'Eterno. Vogliamo darti tutta la lode e la gloria, noi vogliamo adorare solo Te, Gesù. Gesù, alleluia, nome prezioso, alleluia, nome al di sopra di ogni altro nome, Padre. Gloria al Tuo nome, Padre. Santo sei, Signore. Riempi le nostre vite in questo giorno, Padre. Riempile, Signore, con la Tua presenza, col Tuo Spirito, Padre. E ogni cosa che non Ti appartiene, ogni incredulità, sia allontanata da questo luogo, dalle nostre vite, nel nome di Gesù, Padre. Noi vogliamo ricevere le Tue benedizioni in questo giorno. Non vogliamo dare spazio al bugiardo, con le sue menzogne, con le sue bugie, con le sue preoccupazioni, ma ci vogliamo affidare a Te in questo giorno, alle Tue promesse che non vengono mai meno. Alleluia. Grazie Gesù. Gloria a Te, Signore. Intervieni con potenza, Padre. Abbiamo bisogno di Te in questo giorno, Signore. Abbi pietà delle nostre vite. Ti chiediamo perdono, Signore, se abbiamo sbagliato, Gesù, affinché Tu possa intervenire, Signore. Alleluia. Vogliamo vedere la Tua gloria, Signore. Alleluia. Vogliamo vedere la Tua gloria, Signore. Vogliamo vedere la Tua luce, Padre. Vogliamo vedere la Tua luce, Signore. La marasciata. Il suo amore,
Padre. Grazie, Signore. Grazie che c'è posto, Signore, per me nella tua casa, Signore. Grazie, Signore, che ci hai chiamati figli, Padre. Alleluia. Tu sei un Padre pieno d'amore, Signore. E noi vogliamo vedere veramente e sentire il tuo amore anche oggi, Padre. Alleluia. Non ci lasciare, non ci abbandonare, Signore. Alleluia, tienici stretti a te, Padre, nel palmo delle tue mani, Signore. Alleluia, grazie Gesù, grazie Signore. Tu sei il Re dei Re, tu sei il Signore dei Signori, Padre. Alleluia, nessuno è come te, Padre. Nessuno è come te, Gesù. Alleluia, gloria a te, Padre. Gloria a te, Gesù. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore, tu sei qua, Padre, tu sei in mezzo a noi, Gesù. Alleluia, riempi, Signore, questo locale di culto, Padre, riempi le nostre vite, i nostri cuori, Signore, in questo giorno, Padre. Alleluia, noi vogliamo gustare la tua presenza, Signore Gesù, vogliamo uscire da questo luogo ripieni di te, una luce, Signore, affinché possiamo veramente abbagliare le tenebre che si trovano lì fuori, Signore. Alleluia, tu ci hai chiamati ad essere la luce di questo mondo, il sale, Signore, di questa terra, Padre, che dalle nostre labbra, Signore, possano uscire parole di edificazione anche oggi, Signore, parole che possano costruire, così come il tuo servo Neemia, Signore, ha costruito le mura di Gerusalemme. Noi vogliamo costruire e non distruggere la tua opera, Signore, qui a Cosenza, Padre. Usati delle nostre vite, Signore, usati di ognuno di noi, Padre, affinché possiamo fare il tuo volere, la tua volontà, di andare e di fare discepoli, Signore. Ma senza il tuo aiuto, Padre, senza la guida del tuo Santo Spirito, non siamo capaci di poterlo fare, Signore. E anche oggi, Signore, riempi le nostre vite, Padre. Questo è il nostro desiderio, Signore. Più di te, meno di noi, Signore. Alleluia. Che la carne possa essere sottomessa a te, Gesù, anche in questo giorno, Padre. Grazie, Signore. Parlaci, Signore, ancora, Signore. Ancora, Signore. Ancora, Padre. Grazie, Signore. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Grazie, Signore. Benedetto sei, Signore. Kiramashai. Signore, per la tua presenza, Gesù. Alleluia. Amen. Vi potete accomodare. Ora diamo spazio alla parola del Signore, ma prima ancora vogliamo cantare quel canto che dice ci avviciniamo. Alleluia. Oh.
Alleluia. Devo prima fare un annuncio, poi pregheremo per alcune situazioni di richieste di preghiera. Allora, voglio dirvi che tra fine settembre e inizio di ottobre avremo in questo luogo i battesimi in acqua, quindi le persone che intendono fare questo passo di fede, di testimonianza, se sono qui presenti possono darmi il nominativo e nelle prossime settimane verrà comunicata la data precisa dove potremmo gioire insieme agli angeli del Signore e fare festa. Se conoscete fratelli e sorelle che non sono qui presenti stamattina, potete dare anche a loro questa notizia, anche chi ci sta seguendo via radio e attraverso lo streaming. Avremo i battesimi in acqua e sarà un giorno di festa. Adesso vogliamo però pregare insieme e vorrei che ci unissimo, come dice la scrittura, un sol cuore e una sola mente. Un sol cuore e una sola mente. C'è una richiesta di preghiera, anzi sono due, una signora Gabriella che ha la figlia dove gli è stato diagnosticato un tumore, chiede preghiere. Vogliamo pregare anche per la figlia di una sorella qui presente perché ha una febbre da più giorni, da più tempo, i medici non riescono a dare una diagnosi. Noi vogliamo chiedere l'intervento del Signore, alleluia, perché noi crediamo che Gesù è vivente, che Gesù è risorto, che Lui non è cambiato e vogliamo invocare Lui. Amen? Amen. Mentre magari, Susanna, se mette un accordo di un qualsiasi canto, vogliamo entrare in sintonia. Avete visto le radio a volte, no? Devono trovare la sintonia perché non si sente bene. Vogliamo sintonizzarci con il cielo. Vogliamo sintonizzarci con lo Spirito Santo di Dio stamattina, perché vogliamo intercedere, vogliamo ricevere. Alleluia. Alleluia. Santo è il tuo nome, Signore. Oh Padre, Padre prezioso. Alleluia. Ti ringraziamo, Padre, perché siamo qui davanti al tuo cospetto in virtù del sangue che Gesù ha versato sulla croce per ciascuno di noi. E in virtù di quel sangue noi ci avviciniamo al trono della grazia, dove sappiamo che troviamo misericordia e soccorso, Signore. E ti presentiamo questi casi menzionati, ma ti presentiamo anche quei fratelli e quelle sorelle che in questo momento, in questo periodo, in questo tempo stanno combattendo, Signore, con il cancro. Nel nome di Cristo Gesù, Padre, ti preghiamo che tu possa vedere questi casi, Signore, attraverso quella croce, Signore, che tu possa vedere ogni fratello, ogni sorella, ogni necessità attraverso la croce di Gesù, Signore, che tu possa vedere attraverso quelle lividure, Signore, la loro guarigione, Padre, che tu possa ascoltare quel grido di Gesù che dice: tutto è compiuto. Alleluia, alleluia. Grazie, Signore. Il nostro grido sale a te, Signore, perché sappiamo che tu sei un Dio che vive e regna ed ha vinto sulla morte e sul diavolo. E perciò stamattina noi vogliamo darti lode, onore e gloria in quel nome prezioso, Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. 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 Potete accomodarvi. Stamattina prendiamo spunto, voglio essere molto veloce e vorrei che i nostri cuori possano essere volti verso la parola di Dio. In Primo Re, al capitolo 18, dal versetto 24, prenderemo spunto da questo versetto, da questa storia. Quanti hanno letto la storia in Primo Re 18 e conoscono questa storia? La conosciamo tutti. E in un certo momento di questa storia, quest'uomo, Elia, un profeta di Dio, dice: voi invocherete quindi il nome del vostro Dio. A chi era riferito questo? Ai profeti di Baal. E lui dice: io invocherò il nome dell'Eterno, il Dio che risponderà mediante il fuoco e
Dio. Dio risponderà a mezzo il popolo. E il popolo disse tutto quanto, ben detto. Alleluia. In questi giorni ho letto delle notizie che voglio condividere e credo che ci interessino. Ho letto delle statistiche che a livello mondiale la popolazione mondiale sta andando verso l'ateismo. Le persone non si stanno spingendo verso al non credere più in Dio, a non prendere più in considerazione il fatto di Dio. Le persone sempre più a livello così di religione non frequentano più chiese e c'è questa forma di sentimento che sta crescendo nella popolazione mondiale. Ma ho letto anche una cosa scritta da un fratello riguardo al mondo pentecostale in Italia, delle statistiche riportate. Nel 2010 il popolo pentecostale in Italia era di 300.000 persone, e nel 2012 era di 300.000 persone, fino ad arrivare nel 2019 a 300.000 persone. Questo vuol dire che il popolo non sta crescendo. Non ci sono persone nuove che entrano in chiesa e che accettano Gesù o che seguono il Signore Gesù. Ma sapete la statistica che cosa diceva? Che dal 2019 e dal 2010 al 2019 le chiese pentecostali erano passate da 3.000 a 5.500. E questo sapete che cosa vuol dire? Che c'è un aumento di divisione, ma non c'è una crescita di persone che nascono di nuove, di persone che incontrano Gesù. E questo ci riguarda da vicino, questo è qualcosa che ci tocca da vicino, dove ognuno di noi è coinvolto in questa storia. Noi siamo stati chiamati, la prima cosa che Gesù ha detto ai suoi discepoli: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Questi sono i segni che accompagneranno. A volte noi cerchiamo di vedere, di realizzare i segni senza adempiere quello di portare il messaggio dell'Evangelo, ma le due cose sono correlate. Allora qualcuno potrà dirmi: ma che cosa è legato tra quello che tu hai detto e quello che tu stai dicendo, fratello? Bene, il Signore mi ha parlato intorno a questo simbolo che nella Bibbia noi troviamo spesso, il simbolo del fuoco. Spesso leggiamo nella Bibbia il fuoco, il vento, e sono il sinonimo della presenza di Dio. E noi sappiamo che il fuoco ha delle componenti particolari, ha delle caratteristiche particolari: riscalda, illumina, brucia, purifica, ma soprattutto costruisce energia, porta energia, è capace di trasformare anche la materia. E se noi leggiamo la Bibbia e abbiamo dimestichezza con la parola di Dio, spesso troveremo questo simbolo, il fuoco, che ci parla proprio della presenza di Dio. E sapete, nel Vecchio Testamento sono riportati tantissimi versetti, ma in particolare voglio condividere con voi alcuni aspetti di questa presenza di Dio. In Genesi è scritto che Dio parlò ad Abramo, tutti conosciamo la storia di Abramo, no? Dio lo chiamò fuori dal suo paese e gli fece delle promesse. E in merito a proprio queste promesse, guardate che cosa è scritto nel capitolo 15, potete poi leggerlo a casa, al versetti 17 e 18. Dio dice ad Abramo di preparare un altare con i suoi sacrifici. E la Bibbia dice che come il sole si fu coricato, scesero le tenebre, ecco una fornace fumente e una torcia di fuoco passare in mezzo agli animali divisi, che erano il sacrificio. E in quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza questo paese dal torrente d'Egitto al grande fiume, al fiume Eufrate. Vedete, in questa situazione ho potuto comprendere che mentre intorno ad Abramo c'erano tenebre, c'era buio fitto, Dio scende con il suo fuoco e consuma il sacrificio, e attraverso il fuoco Dio stabilisce un patto con Abramo.
E allora voglio dirti, fratello, sorella, se tu in questo momento stai vivendo una situazione di buio, tutto intorno a te è buio, tutto intorno a te è tenebre, Dio vuole incontrarti stamattina attraverso il fuoco del suo spirito per ribadire il patto fatto da Gesù sulla croce con te e con me. Alleluia. Lui vuole ribadire la certezza del suo amore, della sua gloria, della tua chiamata attraverso questo patto, attraverso questo fuoco. E mentre c'era tutto questo buio, il Signore passa e conferma e testifica che Lui è fedele e ratifica un patto con Abramo. E Dio vuole rinnovare e ratificare un nuovo patto anche con me e con te. Lui vuole ratificare un nuovo patto anche con la sua Chiesa, con il suo popolo. Benedetto in eterno sei Gesù. Il fuoco che suggella la promessa della fedeltà di Dio era verso Abramo. Voglio dirvi una cosa: il piano di Dio per la tua vita e per la mia vita passerà attraverso il fuoco. Passerà attraverso il fuoco. Attraverso il fuoco vedrai la sua fedeltà e vedrai la sua presenza al suo fianco. È inutile citarvi la storia di Daniele, no? Voi sapete, c'era una prova forte in questo giovane. Fu buttato nel fuoco, ma proprio nel fuoco Gesù, il Signore Gesù, era vicino a lui e camminava nel fuoco con lui, lo accompagnava attraverso il fuoco, perché anche lui è fuoco. Alleluia. E il Signore ti accompagnerà, qualsiasi sia la fornace che tu stai vivendo, il Signore è al tuo fianco e attraverserai questo fuoco attraverso la presenza di Dio. Un'altra cosa che mi ha colpito fu la chiamata di Mosè. Conosciamo questa storia, ma la frase che mi piace sottolineare, dice la scrittura che Mosè stava pascendo il gregge del suo suocero. Stava lì, chissà con quanti pensieri. Conosciamo la storia di Mosè, lui era scappato nel deserto, ma dice che lui prese il suo gregge e spinse il gregge, andò oltre il deserto. Stamattina, fratello, sorella, vai oltre al deserto, perché oltre il deserto c'è qualcosa di nuovo, c'è una rivelazione nuova, c'è una chiamata nuova. Il deserto non deve essere la tua zona di residenza, il deserto è un percorso, è un tratto, ma tu sei chiamato ad andare oltre il deserto. E che cosa succede? Mosè oltre il deserto vede un pruno che bruciava e non si consumava. Quando noi andiamo oltre il deserto, quando noi andiamo oltre le nostre difficoltà, non vogliamo stabilirci nel deserto, non vogliamo fare un quartiere residenziale nel deserto, ma andare oltre. Ecco che questo uomo vede qualcosa di soprannaturale, e io voglio vedere la mia vita, nella mia vita, il soprannaturale di Dio. Voglio vedere la gloria di Dio nella mia vita. Amen? Allora vai oltre il deserto. E Mosè vede questo pruno che bruciava e non si consumava. C'era qualcosa di strano, una rivelazione nuova e una chiamata nuova. C'è una chiamata nuova che Dio sta facendo alla tua vita. C'è una chiamata, piccolo, grande, giovane, anziano, donna, uomo, che Dio sta facendo la tua vita. Vai oltre il deserto. E la scrittura dice che c'era questa fiamma che ardeva. E Mosè guardò e si avvicinò. E si avvicinò. Avviciniamoci, abbiamo cantato in confidenza. Avviciniamoci al trono della grazia. Avviciniamoci al Signore Gesù. Avviciniamoci alla sua rivelazione. Avviciniamoci stamattina. Ed ecco, la scrittura dice che un fuoco bruciava e il Signore chiama Mosè. Mosè. Ecco, c'è una chiamata individuale per ciascuno di noi. Non è una chiamata collettiva, è una chiamata individuale. Attraverso quel fuoco Dio si manifesta a Mosè, attraverso questo segno così soprannaturale, e lo chiama e gli dà questo incarico che noi conosciamo, quello di portare il popolo fuori dal paese d'Egitto. Sappiamo che quando c'è la presenza di Dio, quando c'è quel fuoco, nel nostro cuore nasce un timore. E Dio parla a Mosè dicendo che mentre stava nella sua presenza doveva togliersi i calzari, perché nei calzari si attacca la polvere di questo mondo, nel cammino che facciamo
e quel luogo era un luogo santo, perché chi santifica il luogo è il Signore stesso. Chi santifica la nostra vita è lo Spirito Santo di Dio dentro di noi. Alleluia. Ecco, il Signore Gesù in questo senso è venuto e lui ha detto una volta ai suoi discepoli: io sono venuto sulla terra per accendere un fuoco. Il Signore Gesù vuole accendere un fuoco. E a volte siamo così freddi, così tiepidi, che non riusciamo più a sentire quel calore dell'Evangelo, quel calore dell'amore di Dio, quel calore della misericordia di Dio. E abbiamo bisogno di quel fuoco. Il profeta Giovan Battista, mentre battezzava e predicava l'Evangelo, disse queste parole: io vi battezzo in acqua per un ravvedimento. Perché abbiamo bisogno di un ravvedimento prima di ricevere il fuoco. Abbiamo bisogno di un pentimento, di un ravvedimento, di una nuova nascita. Ma colui che viene dietro di me, disse quest'uomo, è più forte di me. Ed io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E col fuoco. E col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aglia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula in un fuoco inestinguibile, un altro tipo di fuoco, il fuoco del giudizio. Vedete, ogni cosa nell'antico patto, se voi leggete la Bibbia, leggete le storie dell'antico patto, troverete che ogni olocausto veniva consumata dal fuoco. E quando noi ci troviamo, quando noi cantiamo, quando noi lodiamo, quando noi benediciamo, quando noi ringraziamo il Signore, quando noi preghiamo, questa caratteristica, queste cose che facciamo dovrebbero essere caratterizzate dal fuoco che scende dal cielo e brucia la nostra offerta. Alleluia. Ma spesso siamo diventati così, poveri, freddi, vuoti, distaccati dal Signore. C'è un canto che dice: il fuoco che scende dal cielo, di quello noi abbiamo bisogno, di un fuoco che riempie e riaccesa e riaccende la nostra vita. Vi ricordate di Pietro? Pietro, dice la scrittura, quando rinnegò Gesù era vicino a un fuoco. Dice che cercava di riscaldarsi, si riscaldava, e nel suo cuore, per tutte le cose che stavano succedendo, lui rinnega Gesù, alza la sua voce e rinnega Gesù, e lì facendo perde la sua identità di discepoli, perde la sua figura di aver seguito Gesù, mentre si riscaldava un fuoco che non gli riscaldava il cuore, lui rinnega Gesù. E quante volte noi cerchiamo di riscaldarci a quei fuochi che non ci portano nulla, quei fuochi che non riescono a riscaldarci soltanto magari una parte di noi stessi, ma abbiamo bisogno di un fuoco che riscaldi il nostro cuore, la nostra vita. Il mondo, la società se preferite, la gente, il tuo vicino di casa, il mio vicino di casa, il tuo amico, il tuo collega, ha bisogno di vedere una chiesa infuocata, ha bisogno di vedere cristiani infuocati, cristiani che bruciano per amore del Signore. Sapete, proprio ieri da casa mia vedevo sulla zona collinare un vasto incendio. E quando c'è un incendio è visibile, un incendio non si può nascondere. Le fiamme si vedono anche da lontano, si vede un fumo che sale e le fiamme si vedono. È una caratteristica che il fuoco cammina, il fuoco è contagioso. Dì alla persona vicino a te: il fuoco è contagioso. Noi parliamo di Covid e sappiamo che il Covid è contagioso, che contagia, che fa vittime, che ammala, ma anche il fuoco di Dio è contagioso. E quando i discepoli erano lì nell'alto solaio, loro aspettavano quella promessa dal cielo. Erano di una sola mente e di un sol cuore e pregavano. Ma quando venne lo Spirito Santo, conosciamo la storia, loro hanno cominciato a contagiare Gerusalemme,
hanno incominciato a contagiare la Samaria e tutte le zone vicine, hanno incominciato come un fuoco a spandersi perché bruciavano della presenza di Dio. E sapete, ho visto una cosa in quella storia, non c'erano, oggi abbiamo raggiunto tante cose, abbiamo raggiunto corali, musiche, cose bellissime, video, radio. Tutto questo è buono e meraviglioso, ma questi uomini non avevano tutto questo. Eppure un uomo che aveva rinnegato Gesù si alza, un uomo che aveva un carattere particolare, esce, predica l'Evangelo, non aveva conoscenza, non aveva frequentato nessuna scuola biblica, se non soltanto seguito il maestro, predica e 3.000 persone danno il proprio cuore al Signore. Non c'erano effetti speciali, non c'erano situazioni speciali. Che cosa c'era? C'era un fuoco che bruciava in quelle 120 persone e hanno cominciato a diffondere il fuoco dello Spirito Santo di Dio nel mondo a loro conosciuto. Noi abbiamo bisogno di essere di nuovo alimentati da questo fuoco. Abbiamo bisogno che il fuoco di Dio sia acceso in noi. Qualcuno potrà dire, ma noi che responsabilità abbiamo? Abbiamo una responsabilità. Paolo, scrivendo a una chiesa, diceva questo: e non contristate lo Spirito Santo, non lo rendete tristi, col quale siete stati sigillati, suggellati per il giorno della redenzione. Vogliamo prendere in prima e in Efesini 4:30 che cosa dice questo versetto per intero? Lo puoi proiettare per cortesia? E in un altro verso Paolo diceva: non spegnete lo spirito. Il fuoco si accende, ma il fuoco si può anche spegnere. Vai al 29 per cortesia. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, perché quando escono parole malvagie lo Spirito Santo si contrista. Quando diciamo cose cattive, noi stiamo spegnendo lo Spirito Santo in noi. E questa non è una responsabilità di Dio, non è responsabilità del pastore, è una nostra responsabilità. Esca dalla vostra bocca che cosa? Una parola? Una parola buona. Chi è che mi fa un esempio di una parola buona? Dimmela, dimmi una parola buona. Ti voglio bene. Fratello, avanti. Sorella, resisti. Fratello, coraggio. Gesù? Amen. Ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia, edificazione, coraggiamento a chi ascolta. Se quando tu ascolti questa cosa ti fa male, ti contrista lo spirito, non ascoltare, non ascoltare, ma ascolta cose che edificano la tua vita. Non spegnete lo spirito di Dio. A volte siamo come i pompieri, spegniamo lo spirito di Dio, ma Dio vuole riaccendere, la Chiesa vuole riaccendere ognuno di noi. Giovani, parlo a voi, ci sono centinaia e migliaia di giovani che stanno aspettando che qualcuno gli dica che c'è una speranza, che c'è una certezza, un amore vero, che c'è qualcuno che può dare pace ai loro cuori, qualcuno che può fare rivoluzionare la loro vita. E il Signore dice: chi manderò io? Chi manderò io? Abbiamo bisogno di essere ribattezzati nello Spirito e di avere questa visione. Io vorrei che il Signore aprisse gli occhi a tanti di noi e vedere che ci sono centinaia e centinaia di persone che stanno cadendo, andando all'inferno. E noi siamo qui
A volte magari non ci piace il culto, non ci piace quello come predica, non ci piace questo, non ci piace quello. Abbiamo bisogno del fuoco di Dio. Amen. Ti senti responsabile verso il tuo prossimo o no? Le chiese non stanno crescendo. Abbiamo bisogno che in noi vedano Gesù, nell'atteggiamento, nelle frasi, nel modo di fare. Che Gesù non sia visibile solo quando noi veniamo in chiesa, ma che Gesù sia visibile quando ci sentiamo per telefono. Oh, perché dire, sorella, fratello, io ti ho chiamato, fratello, vogliamo accordarci nella preghiera? Sai, ho saputo che quel fratello, quell'amico, gli è stato diagnosticato un tumore. Vogliamo pregare insieme, vogliamo accordarci al trono della grazia di Dio e chiedere che il Signore intervenga. Invece spesso le nostre telefonate sono: hai visto quello? Hai visto quell'altro? Che bravo, che bello! E noi spegniamo e contristiamo lo Spirito Santo di Dio. E io credo come Chiesa abbiamo un compito, quello di ravvederci e di chiedere perdono allo Spirito Santo di Dio. Dire: Spirito Santo di Dio, perdonaci perché ti abbiamo offeso o abbiamo voluto fare di testa nostra, non ti abbiamo preso in considerazione nei nostri progetti, non ti abbiamo preso in considerazione nella crescita della nostra Chiesa. Spirito Santo, perdonaci. È troppo duro? A volte ci siamo dimenticati di quello che eravamo senza il Signore. Ma è stato proprio lo Spirito Santo che ci ha attirato e ci ha portato a Gesù. È stato proprio lo Spirito Santo che ci ha mostrato la soluzione, la risposta ai nostri problemi. È stato lo Spirito Santo che ci ha mostrato il vuoto del nostro cuore e ha detto: guarda, questo vuoto può essere colmo dalla presenza di Dio. Alleluia. Signore, aiutaci stamattina. Signore, io voglio un fuoco acceso nella mia vita, un nuovo fuoco, un nuovo fuoco. Alleluia. Voglio concludere e faremo un canto e anche una preghiera. Io non so se questo canto è stato mai cantato, ma chiedete al Signore: Signore, vieni con il tuo fuoco e brucia, Signore, brucia, brucia tutto ciò che non appartiene a te. Sapete, a volte ho visto giardini trascurati, ho visto campi trascurati. È una caratteristica che è pieno di erbacci, ma quando passa il fuoco rade tutto e c'è la possibilità che una nuova vegetazione cresca. Ci vorrà del tempo, è vero, ma a volte è così. Il nostro cuore diventa come quel giardino, pieno di erbacci, pieno di cose brutte, e c'è difficoltà che il seme della parola cresca. E allora abbiamo bisogno che qualcosa venga sradicato, bruciata. E noi vogliamo che nel nostro cuore oggi il Signore venga con il suo fuoco e bruci ciò che non gli piace. Amen. Può darsi che il fuoco farà male al tuo io, al mio io, ma è necessario. Quel fuoco ti spingerà a sentire il bisogno di altre persone, e quando tu ritornerai a casa sarai come quella donna in Samaria. Che cosa aveva fatto quella donna? Che cosa aveva frequentato? Aveva incontrato Gesù, Gesù aveva risposto alle sue domande, e lei corre, corre in Samaria, e che cosa dice? Ho incontrato il Messia, ho incontrato un profeta, e ha incominciato a dire: io ho incontrato Gesù, colui che ha dato riposo alla mia vita. Testimoni dell'Evangelo infuocati per Gesù. Amen. Cantiamo questo canto. Non so se spandi il tuo spirito, se conoscete, se lo conoscete. Alzatevi in piedi. Noi dobbiamo accostarci con fede. Se tu pensi questo è un sermone, abbiamo ascoltato, sì, usciamo fuori e nulla cambierà nella tua vita, vuol dire che la tua fede è morta. Ma se tu dici: Signore,
inizia un fuoco nuovo in me. Brucia, Signore, manda il tuo spirito, usati di me, usati nell'ambiente dove sono. Signore, dammi intelligenza. Il Signore, sapete, lo Spirito Santo, dai tempi della Chiesa ad oggi, ha sempre parlato. A volte noi diciamo, dobbiamo cambiare il linguaggio, dobbiamo cambiare, è vero, ma sarà lo Spirito Santo a suggerirci il metodo, il linguaggio giusto per raggiungere queste generazioni. Giovani, alzate le vostre mani e fate una scelta, non solo stamattina, ma tutti i giorni. Signore, io voglio essere infuocato per te. Domani, dopodomani, dopodomani ancora, giovedì, Signore, io voglio essere infuocato per te, al di là di quanti anni hai, al di là di quanti, se sei vecchio, giovane, uomo o donna, dire: Signore, io voglio essere usato da te. Mentre cantiamo questo canto, manda pioggia ancora, Signore, il tuo spirito. Siamo il tuo popolo, Signore, mentre noi preghiamo ci umilia ad ogni peccato, rinuncia, cerchi la tua faccia e gridia, manda pioggia ancora. Un'altra prerogativa che ha il fuoco, sapete qual è?
quando arriva ad alta temperatura ogni metallo si scioglie e il fuoco amalgama. Abbiamo bisogno del fuoco per essere amalgamati. Abbiamo bisogno che il fuoco brucia l'io del nostro carattere, della nostra personalità, per essere amalgamati. Questo fa anche il fuoco. E tu vedrai poi la persona vicino a te, colui che siede vicino a te, dietro di te, in una nuova prospettiva, perché vedrai in lui il fuoco e lui vedrà in te il fuoco. E questo amalgamerà, alleluia, lo stare insieme. Alleluia, lo stare insieme. C'è un piccolo coro che dice: fuoco, il santo fuoco, è il fuoco che abbiamo bisogno. Possiamo scegliere, Dio ci lascia sempre il libero arbitrio. Possiamo scegliere. Io mi dicevo e mi chiedevo: oggi abbiamo social network dove possiamo ascoltare tantissime predicazioni. Possiamo scegliere chi voler ascoltare mattina, sera, tutti i giorni. Possiamo la notte, il giorno, ascoltare predicazioni, YouTube, anche questo, possiamo ascoltare tutto, tanto, ma la Chiesa non cresce. Perché? Chi andrà per me, disse il Signore al profeta Isaia? Chi andrà per me? Perché magari il tuo vicino di casa non ha Facebook e quindi sei tu che dovrai parlare di Gesù a lui, o il tuo compagno di scuola non è iscritto su Instagram, quindi sarai tu a dire che c'è un Gesù che lo ama, un Gesù vicino. Abbiamo bisogno di riprendere la nostra responsabilità davanti a Dio ed essere potenziati dall'alto per raggiungere i cuori. Io non so se tu riesci a sentire il grido del mondo. Il mondo è smarrito, è confuso, è impaurito e sta voltando le spalle verso Dio, e ognuno di noi è chiamato a far rigirare queste persone verso Dio. Se tu pensi che la responsabilità è di quello che ti è vicino, stai sbagliando, fratello e sorella. La responsabilità è di ognuno di noi. Ma fratello, io non ho conoscenza, non conosco bene la Bibbia, neanche la samaritana conosceva bene la Bibbia, e neanche l'indemoniato gadareno aveva fatto scuole bibliche. Ma se tu hai incontrato Gesù, e se Gesù ha portato pace nel tuo cuore, se tu, Gesù ha portato pace, ha cambiato la tua circostanza, tu puoi raccontare questo e dire: io ho trovato pace in Gesù. Posso dirti questo: prova, vieni in chiesa, ti porto in un posto nuovo dove sentirai dei canti, dove sentirai, vedrai le persone che forse considerai matte, che alzano le mani, ma vieni! C'è un Gesù che ti sta aspettando. Fuoco, il santo fuoco, è di quello che abbiamo bisogno. Santo.
sotto fuoco e il fuoco che abbiamo bisogno. Fuoco, il santo fuoco, manda su di noi, Signore. Fuoco, il santo fuoco, brucerà i nostri peccati. Manda su di noi il fuoco del Potete fare così, alleluia! Vogliamo ritrovarci a Dio piacendo giovedì insieme in un'altra riunione di culto. Vogliamo salutare il pastore che ci sta guardando. Tante benedizioni dove siete, alleluia! E Dio ci benedica e ci dia per la settimana entrante fuoco nuovo, alleluia!